Salve a tutti, io sono Nidio e questo è A4. Oggi ritorniamo con i rompicapo in metallo. L'ultima volta è stato qualche mese fa che abbiamo preso proprio, mi pare, 7 rompicapo in metallo tutti insieme e li abbiamo risolti. Oggi vediamo 3 rompicapo in metallo molto più strutturati, che però hanno una risoluzione all'apparenza impossibile, ma praticamente veloce e davvero semplice. I 3 rompicapo che vedremo oggi sono in scala di difficoltà. Quindi vedremo prima il rompicapo più semplice di tutti, poi quello di difficoltà intermedia e poi infine uno che non è di difficoltà alta, di più. Lo so che magari vorreste vedere subito le soluzioni dei rompicapo che vi mostrerò ora, però preferisco, per una questione di semplicità, mostrarvi prima tutti e 3 i rompicapo, passare alla risoluzione e poi in fondo magari i commenti sui rompicapo. Passiamo a guardarli uno per uno. Partiamo dal più semplice di tutti, ve l'avevo promesso, quindi questo. Sono chiamati i ferri di Madrid. Questo rompicapo in realtà l'abbiamo già visto, anche se all'apparenza non sembra, davvero un rompicapo di un bel metallo, molto pesante, molto grande anche. In realtà l'avevamo già visto in un vecchio video, appunto quello sui rompicapo in metallo, ed era molto più piccolo, molto meno bello esteticamente, che forse poteva avere anche più senso per la risoluzione del rompicapo. Adesso infatti vedremo che questo in realtà sì, ti fa impazzire un po', e in quel video l'avevo messo anche come uno dei più difficili da risolvere, perché non è banale come soluzione. Uno vede questo anello e deve risolvere, in pratica deve togliere questo anello dall'interno, quindi farlo uscire proprio. Non è semplice così ad occhio, ma dopo esserci impazziti per una buona mezz'oretta almeno ci riuscirete. Però appunto, rispetto agli altri che vedremo oggi, è molto più semplice e non so, questa forma in metallo forse è un pochino grande, un pochino importante per una risoluzione che come tempistica non è così esagerata, quindi in realtà questo è un tipo di rompicapo che, se vi piace esteticamente, magari in una stalla, sapete come ci sta bene questo in una stalla? Però la risoluzione è molto immediata, non che costi tantissimo poi il rompicapo, in descrizione vi lascio comunque tutti i link, però insomma magari non so se vi conviene. Passiamo al secondo rompicapo, questo lo appoggiamo qua e farà un casino terribile, perché è in metallo. Eccolo qua! Questa si chiama Stella di Betlemme, che io ho soprannominato Stella delle Bestemmie. Perché? Perché davvero questa fa impazzire. Sembra semplice, sembra immediata, dovete togliere questo, non so neanche come chiamarlo, lo so che io spesso nei video mi invento dei termini inesistenti, ma questo non so proprio come chiamarlo, questo boh. Chiamiamola clip, come la chiama sulla scatola del rompicapo, però insomma la dovete togliere da questa stella. Non è semplice, questo non è davvero semplice, ci ho messo il doppio del tempo a risolverlo probabilmente rispetto all'altro rompicapo, tra l'altro faceva innervosire perché l'ho chiamata Stella delle Bestemmie. Perché sulla scatola del rompicapo c'è scritto: dopo averla risolta, la sfida sarà quella di risolverla in 3 secondi. Io ho detto, come in 3 secondi? Non ce la faccio in un'ora. No, vabbè, di solito in quelli in metallo, una volta che uno ha capito la soluzione, effettivamente sono veloci. E è fattibile la risoluzione di questo in 3 secondi. Dopo vedremo come. Ma direi di passare subito, per essere veloci, chiari e concisi, all'ultimo rompicapo. Lo mettiamo qua. E passiamo a quello veramente difficile. Questo qua. Questo si chiama Hutzle ed è veramente un incubo. Sembra semplice perché adesso vediamo com'è composto, ma vi assicuro che è un incubo. In pratica è composto da solo 2 parti uguali, hanno solo semplicemente i segni cardinali nord, sud, est, ovest, e sono però 2 parti, una incastrata sull'altra, ora lo state vedendo più in grande, e si devono scastrare. Il problema è che è in metallo, un metallo molto solido, e non si vede proprio la soluzione, che cosa possa esserci. Sì, è possibile immaginare che ci sia un sistema di calamite o perni che passa all'interno qua, che non li fa passare, ma uno dice, e come li tolgo? Non si staccano, c'è un pochino di gioco fra le 2 parti, ma non si staccano proprio. Questo mi ha fatto impazzire, ci ho messo un secolo a risolverlo, e devo ammettere che l'ho risolto per caso, perché un mio amico, prendendolo in mano, gli si è aperto, non sapeva neanche lui come, e allora ho potuto studiare un pochino come era fatto all'interno, per così dire, e ho capito quindi la risoluzione, su cosa si basava, e vi assicuro che è una soluzione semplicissima, durerà a dir tanto tanto 30 secondi con la spiegazione. Però questo, davvero, prendetelo, io vi lascio il link in descrizione di tutti e 3, questo qua merita, perché
è difficile, questo per la risoluzione, non per l'estetica che non è niente, ma per la risoluzione merita. Lascio il link in descrizione e adesso passiamo alla soluzione di questi tre rompicapo. Come sempre vi consiglio di guardare il link in descrizione o comunque comprarli se lo trovate a un baracchino, ovunque lo troviate. Ovviamente non è che vi dico di comprarlo a spada tratta, insomma, se vi piace comprateli e a quel punto guardate la soluzione. Se non vi riesce, come prima cosa è sempre meglio provare con le proprie mani. Quindi passiamo alla risoluzione di tutti e tre i tipi di rompicapo in ordine. Ed eccoci alla risoluzione del primo rompicapo. Allora, questo qua bisogna togliere questo cerchio, come abbiamo detto prima. Come si fa? Allora, vedete che tirandolo da questa parte ovviamente non esce. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo incrociare queste due parti, queste due selle, diciamo, per metterle in questo modo. Così facendo possiamo far passare l'anello in mezzo alle due, vedete, con questo movimento, senza fare troppa forza. A volte si incastra un pochino, ma non bisogna fare forza. E tirandolo verso l'alto, vedete che arriva qua. A questo punto basterà portarlo verso il basso ed il rompicapo è già risolto. Come vedete, quindi tutto separato. Per ricomporlo è veramente ancora più semplice. Basta porre in questo modo le due parti, far passare il rompicapo così, tirare le due parti dai due lati e spingere l'anello verso il basso. Bene, abbiamo risolto il primo, mettiamolo da parte e passiamo al secondo. La stella di Betlemme. Allora, questa qua vedete è composta da queste due parti. Questa qua ovviamente anche tirando da quest'altra parte non si può togliere perché c'è questo anellino che blocca il passaggio e che non servirà nella risoluzione. Quello potrebbe trarre in inganno, ma non serve. E come dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto porre questa catena in questo modo. Farla passare all'interno di questi due anelli, così, guardate. E poi far passare tutta la catena intorno all'ansa centrale della stella, in questo modo. Facendola passare intorno ovviamente c'è anche l'anellino che blocca un pochino il passaggio, però mettendo l'anellino sdraiato riusciamo a farla passare. A questo punto, quando arriva dalla parte opposta, vi basterà tirare il tutto e riusciamo a separare i due pezzi. Per ricomporlo è ancora più facile, basta fare il movimento opposto a quello fatto ora. Quindi mettetela all'interno di questi due anellini, fatela passare intorno all'ansa e abbiamo risolto. Passiamo infine all'ultimo rompicapo, quello più difficile, e qua vedrete che la risoluzione è veloce ma per niente scontata. Come dobbiamo fare? Ci sono i quattro segni cardinali, ci sono solo due pezzi. Tutto si basa sull'energia cinetica. Vedete, hanno un minimo di gioco ma non si possono staccare, quindi lo mettiamo per terra, lo facciamo girare, questo modo, lo facciamo poi, dopo averlo fatto girare, lo spostiamo in questo modo dal lato opposto, facciamo girare nuovamente e voilà, ecco che si è risolto. Per arrivare a questa soluzione non è assolutamente semplice. Analizziamo un attimo i due pezzi e capiamo perché è funzionato così. Ognuno dei due pezzi è uguale, da questo foro per far passare un piccolo cilindrino che adesso andiamo a vedere. Infatti, se noi spostiamo così, vedete, è passato questo cilindro nero che penso sia una calamita. Quando andiamo a ruotarlo, quindi farlo muovere, diciamo, per questo energia cinetica, perché così non si muove. Se invece vado a farlo muovere in questo modo, vedete che torna dentro, perché ovviamente ha un'accelerazione verso l'esterno e perciò riesce a rientrare. Stessa cosa succede dalla parte opposta, per questo dobbiamo farlo girare per risolverlo. A volte in realtà basta anche girarlo solo da una direzione e si risolve. Per ricomporlo, semplicissimo, basta prenderlo, metterlo sopra, scuoterlo un attimo per far rientrare in posizione le calamite. E il gioco è fatto, abbiamo risolto il rompicapo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io mi rendo conto che magari avreste preferito vedere rompicapo soluzione, rompicapo soluzione, rompicapo soluzione, però era più comodo anche per me farli così, perché magari voi siete interessati a uno di questi tre rompicapo e non volete vedere la soluzione dell'altro, eccetera. Quindi se no sarebbe stato difficile mettere per voi guardarlo proprio il video. In questo modo, se non siete interessati alla risoluzione, come quasi spero che sia, perché vuol dire che ci volete provare voi, allora sarà più facile seguire il video. Cosa ne penso di questi rompicapo? L'ho già detto in apertura. Questo qua, il ferro di Madrid, è bello esteticamente, però solo se piace, perché non è così bello, la risoluzione non è così impossibile, secondo me, però a qualcuno può piacere davvero tanto, quindi in tal caso ve lo consiglio. La stella delle bestemmie
È divertente, è molto divertente come regalo, può essere bellina, tanto questa davvero costa poco. Regala delle belle ore no, ma insomma quasi di fastidio e di bestemmie, come tutti i rompicapo. Infine questo è un bel rompicapo, questo in particolare è l'unico rompicapo che non mi ha mandato Logica Giochi, però l'ho inserito in questo video perché era comunque un bel rompicapo da mostrarvi. In descrizione comunque trovate il link in cui potete acquistare tutti e tre, e questo davvero come risoluzione fa impazzire. Forse non è il rompicapo più difficile che abbia mai trovato, il rompicapo più difficile che abbia mai trovato ancora non sono riuscito a risolverlo, quindi non ve lo posso portare, al limite faccio un video per dirvi quanto non riesco a risolverlo. Bene, siamo arrivati alla fine del video, mettete un like se il video vi è piaciuto, condividete il video con qualche vostro amico che magari soffre a vedere questi rompicapo non risolti o che magari ama i rompicapo e quindi potrebbe essere interessato a questi qua. Ricordate che io metto sempre il link in descrizione, ma non vengo pagato da nessuno per se voi li acquistate, quindi vostra scelta dove acquistarli. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti.